Buongiorno a tutti. Il caro Paradosso è tornato con il mio aiuto di speaker. Allora, lo vedete quell'orizzonte? Paradosso ha deciso di andare nell'Artico a scoprire nuove speciali avventure e ad abbuffarmi le palle perché vuole un aiuto. Come vedete, ha caricato nel suo inventario delle piccole cose giusto per sopravvivere. Naturalmente spade e armature in diamante perché nelle puntate precedenti si è rotto il culo e quindi è giusto che si meriti una protezione e un utilizzo di strumenti migliori. Per cui adesso andiamo in viaggio, saltellando come canguri su questo specchio d'acqua, infrangendo tutte le più elementari regole della fisica umana. Naturalmente avrete notato che nell'inventario non ha portato alcun elemento per mangiare, e infatti la testa di cazzo se n'è dimenticata. Per fortuna, mentre arriveremo nella zona che lui vuole esplorare, sicuramente troveremo, grazie a un suo enorme culo, elementi per poterci nutrire, tipo galline, che adesso manderemo all'altro mondo, ma credo che sia meglio procurarcene altre, almeno finché non tramonta il sole. Ecco fatto, un'altra bella spadata in mezzo agli occhi e voilà, abbiamo già raccolto 3 polletti. Non ci dobbiamo preoccupare di raccogliere la lana perché almeno da questo punto di vista si è ricordato di portarsi un letto appresso. Ma anche se non se lo fosse portato, ah, maiali, guarda. Una bella costatina di maiale è sempre una buona cosa per poter ricaricare i muscoli e il corpo. Stavo dicendo mentre lui continua questa mattanza di maiali, che non sarebbe stato necessario portarci un letto perché ho visto che la zona è piena di pecore, quindi la lana se la sarebbe potuta tranquillamente procurare portandosi un paio di cesoie. Riesci a ammazzarlo sto porco? Quindi l'obiettivo di Paradosso, il mio intelligente e scaltro fratellino, è quello di dirigersi verso nord. Sì, esiste una funzione in questo gioco, si chiama F3, che ti permette di capire le coordinate e la direzione verso cui ti stai muovendo. Però questa testa di cazzo di Paradosso non è intenzionata a utilizzare questa funzione perché si vuole orientare solamente col sole e la luna. Ma visto che quest'ultimo aggiornamento, e mi sembra che sia il 1.7.9, quest'ultimo aggiornamento, diciamo, segue più o meno le regole del mondo reale. Quindi se uno vuole trovare neve e ghiaccio, deve andare a nord. Il problema è che il nord a volte si incrocia con un altro punto cardinale, quindi non si può semplicemente seguire il nord, bisogna utilizzare anche gli effetti della diagonale. Vuoi che faccio il commento? Quindi praticamente lasciami dire quello che cazzo voglio. È la mia impressione o ogni tanto va a scatti? Mi sa che devo aggiornare il server, se no finisce che uno di questi giorni, mentre un creeper ti sta per rompere il culo,
tu subiti per aria. Polli, maiali. Ci sono anche cavalli. Perché non vado a ammazzare un cavallo? No, vabbè. Ce lo dici tu. Fammi indovinare, come per le altre volte vuoi farti tutto il viaggio senza velocizzare. Allora, io te lo dico subito, questa è la prima puntata che ci leggiamo adesso noi. Te la lascio fare come cazzo vuoi, ma le altre, se sono così lunghe e così pallose, o tagli o io taglio la corda. Va bene, vediamo un po' che altro succede. Sinceramente non noto niente di diverso dall'ultima volta che ho fatto il commento. Terra, acqua, alberi, saltelli, fisica totalmente irreale, pur trattando di un videogioco, ci sono altri videogiochi in cui la fisica è abbastanza reale. Ho detto abbastanza, non uguale. Teniamo presente Titanfall. Da quando in qua dei soldati si possono mettere a fare parkour semplicemente saltando come se avessero dei razzi infilati sui dei per il culo? Anche se sinceramente Titanfall è un gioco che trovo abbastanza interessante. Non interessante quanto i survival horror a cui sono abituato, che mi piacciono tanto, tipo la saga di Silent Hill, quella proprio l'ho apprezzata, mi sono fatto le meglio risate su quel gioco. Che ne dite se vi faccio un gameplay, visto che... Ah, vedo che finalmente hai fatto un poco di dissolvenza, ma quei due maiali erano compenetrati, mi sbaglio. Va bene, andiamo avanti. Sempre verso nord, all'anima della cascata, che è quello a fare là? Scusa, hai ammazzato una quantità indescrivibile di porci. Mi spieghi una cosa, ma ti serve così tanta carne? Oppure vuoi ammazzare adesso per evitare di doverti fermare nuovamente? No, vabbè. Sì, però secondo me stai andando nella direzione sbagliata, controlla bene le coordinate perché mi sa che stai andando non verso nord. Controlla il sole, appena hai un momento naturalmente. Ti stai fissando tutti i maiali, eh? Bravo, un po' di dissolvenza per capire. Sì, il sole sta in quella direzione, sta tramontando. Quindi significa che dovresti essere nella direzione giusta. Ma visto che il sole sta tramontando e in questo gioco quando incomincia a fare scuro incominciano ad arrivare una marea di rompicoglioni che ti vengono ad accarezzare, che ti lanciano frecce, che ti esplodono sotto il culo, oppure che saltellano e si arrampicano, ti conviene trovare un buco dove infilartici, possibilmente di solida roccia, e incominciare a prepararci per la notte. E da quello che riesco a vedere, lassù mi sembra di vedere il posto giusto. E se non erro, mi sembra di aver visto anche delle palle di cartone, che potrebbero esserti utili. Sì, te le sei portate 64 di palle. Però, sinceramente, qualche palla in più non fa mai male. Infatti, lo dicono spesso molte ragazze. Mi piace un uomo che abbia le palle dure. E sinceramente... quello che riesco a vedere in questo gioco, o ce l'hai dure o sei morto. Bingo! Sì, questo è un buon posto per passare la notte. Dai, tira fuori le trivelle di cura alla gamba e incomincia a scavare un buco, naturalmente dopo che hai preso le palle di carbone.
La posizione è abbastanza alta per capire bene se qualcuno l'attacca e credo che creerà parecchi problemi a eventuali spammatori notturni. Ok, sì, mi sembra che sia una buona cosa. Uffa, tu e la tua mania dei dettagli. Ci manca solo che ti metti a fare un crocifisso e sono a posto. Non ci pensare neanche per scherzo. Dai, chiudi questo buco, prepariamoci per la notte e dacci un taglio. E vado a dormire. Ben svegli, signori. Prendiamoci il letto. Verifichiamo che il cibo sia sufficientemente cotto per fare colazione. Mangiamo il polletto. Mangiamo i due. E adesso siamo di nuovo pronti, se tu ti decidi a togliere di mezzo ste cazzo di fornaci e quel tavolo da lavoro, possiamo continuare questa allegra scampagnata per cercare una zona artica, anche che dubito fortemente che la troveremo in questa giornata. Prevedo un viaggio lungo. Un lunghissimo viaggio che sicuramente abbufferà le palle a chiunque lo vedrà, me compreso. Non puoi cucinare più tardi perché no, il sole si sta alzando e in questo mondo il sole si alza velocemente, scende altrettanto velocemente, quindi devi muovere il culo. Ok, finalmente. Una giornata serena, tranquilla, poche nuvole, non piove, meglio, perché quando piove i mob vengono a rompere il cazzo. E adesso, ecco, qui ti direi di essere un po' prudente, perché saltare e rompersi le palle non è il caso. Vedo che sei diventato molto abile a scendere i dirupi. Tutta l'esperienza fatta di cadere e romperti le ginocchia è servita a qualcosa nelle puntate precedenti. Ah, naturalmente se qualcuno volesse andarle a rivedere, mi raccomando, lo faccia. Si farà tante di quelle risate che praticamente rimarrà senza fiato. E che culo, già hai beccato delle montagne piene di neve. A quanto pare la direzione dovrebbe essere quella giusta. Se tanto mi dà tanto, dovresti anche beccare dei lupi. Di solito frequentano queste zone fredde. Quindi se li becchi... E che culo rotto che c'hai da beccati. Beh, è durata lunga sta cosa, quindi addio.